Nel romanzo Oltre il muro di nuvole, edito da San Paolo, racconto la storia di Fiorenza De Bernardi. Fiorenza è una giovane ragazza di più di 90 anni, è nata infatti nel 1928. In rete troverete tante interviste che vi consiglio di guardare per sentire dalla viva voce di Fiorenza alcuni degli episodi più incredibili della sua incredibile vita. Fiorenza nasce in una famiglia di militari perché suo padre è un famoso pilota dell'aeronautica militare italiana. Si chiama Mario De Bernardi e ha scritto la storia dell'aeronautica italiana. A lui si devono non solo alcuni premi internazionali famosissimi per il volo acrobatico, ma anche alcuni studi e alcune sperimentazioni che sono state alla base, di funzionalità per gli aerei che sono ancora in uso. A lui dobbiamo quindi la sperimentazione del pilota automatico, a lui dobbiamo la sperimentazione del sistema frenante, che è quella cortissima pista, delle navi portaerei che permette appunto agli aerei di riuscire ad atterrare in uno spazio così corto. Fiorenza quindi, nasce in un'epoca in cui le donne hanno pochissimi diritti, nasce in una famiglia militare in cui la disciplina ha il posto d'onore, ci potremmo aspettare, una vita isolata e molto severa per lei, invece no. Fiorenza ha una vita incredibilmente libera e anche eccentrica per qualche verso. E lei frequenta la scuola internazionale a Roma, scuola che la mette in contatto con compagni che arrivano da altri paesi, ma soprattutto con professori, con docenti che arrivano da altri paesi e che parlano la loro madrelingua, docenti che fanno scuola a scuola, ma che fanno scuola anche portando i ragazzi in montagna. Ed è così che Fiorenza si appassiona alle scalate, si appassiona a quest'alpinismo eroico degli anni 50, in cui c'erano pochi mezzi tecnici e quello che era richiesto era cuore, coraggio, fiato e muscoli, per salire. Tanto che decide che la sua vita sarà in montagna e che aprirà un rifugio e cucinerà panini con le salsicce per tutta la sua vita. In realtà poi incontra il volo. Non era mai salita su un aereo, pensava che gli aerei fossero solo il luogo di lavoro del padre. E poi sale, si appassiona e chiede al padre di imparare a volare, chiede al padre di insegnarle, in modo tale da poter prendere i brevetti, e così ha i migliori insegnanti del mondo, a suo padre, gli amici del padre. Il padre le insegna a volare nascondendole la strumentazione di bordo. Le dice: Fiorenza, devi imparare a volare quando non hai la possibilità di guardare l'altimetro e le altre strumentazioni. Devi imparare a volare quando sei in difficoltà, quando l'aereo è in avaria. Devi imparare ad ascoltare l'aereo dalle vibrazioni che ti trasmette il sedile. E così, Fiorenza impara, ma il padre non ha il coraggio di lasciarla andare da sola, sa quello che si rischia in aria e quella bella ragazza è la sua unica figlia, no? Non ce la fa, non riesce a darle il permesso. Rimanda di giorno in giorno il primo volo in solitaria finché Fiorenza la ruba un aereo e parte. E decolla, e quando è in cielo sopra Roma, guarda giù e vede un falco che vola sotto di lei. È un momento magico, capisce che il volo diventerà la sua vita. Ed è così che prende tutti i brevetti possibili e poi cerca lavoro come pilota, ma non è facile per una donna negli anni 50 fare un lavoro da uomo. Le donne, se vogliono lavorare, possono fare le maestre, le parrucchiere, ma certo non il pilota d'aereo. Ma Fiorenza non demorde e si impone la sua professionalità e la sua bravura e la sua divisa con la gonna.
e diventa pilota e diventa il primo comandante italiano di un aereo di linea. Finché un banale incidente automobilistico, un colpo di sonno mentre è alla guida, la fa schiantare contro un muro e si procura talmente tante fratture alle gambe che la lunga, lunghissima convalescenza le fa perdere di fatto il brevetto di pilota, ma non smette di lavorare per l'aeronautica e fonda un'associazione che riunisce e si occupa dei problemi di tutte le donne che lavorano in aeronautica e a questa associazione si deve per esempio la regolamentazione delle gravidanze, quindi delle assenze per la maternità per tutte le donne che volano. No, nessuno si era mai chiesto prima che Fiorenza affrontasse il problema fino a quanti mesi di gravidanza una donna può guidare un aereo, perché nessuna donna era mai entrata in gravidanza prima che Fiorenza aprisse la strada alle donne. Allora, della storia di Fiorenza mi rimangono in mente due cose principalmente. La prima è il fatto che lei non ha mai cercato di scimmiottare gli uomini, non ha mai cercato di essere un uomo per imporsi, ha portato invece la sua femminilità, la sua sensibilità, la sua divisa con le gonne in un ambito maschile e si è imposta proprio, ha voluto essere giudicata esclusivamente per i suoi meriti. E la cosa che mi ha colpito ancora di più e che trovo modernissima è che la sua famiglia, che era una famiglia di militari, che era una famiglia solida, quadrata, che è basata sulle regole, sulla disciplina, le ha lasciato questa grandissima libertà di scelta. Lei avrebbe potuto fare qualsiasi cosa purché l'avesse fatta al meglio. L'unica cosa che le era richiesta era l'eccellenza e il rispetto per se stessa, per gli altri e per i valori che le erano stati insegnati. E chiudo questa piccola storia di Fiorenza con una frase che trovo bellissima e che c'è sul retro della copertina del libro. Non c'è niente di più rivoluzionario al mondo che essere se stessi.